Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel, come vedete alle mie spalle ci troviamo presso l'ospedale civile di Agropoli. Oggi mercoledì 1 luglio pensavamo di potervi dare una buona notizia per quanto riguarda il nostro presidio ospedaliero, ma a quanto pare le promesse fatte dal governatore della Campania Vincenzo De Luca proprio la settimana scorsa di riaprire il nosocomio agropolese entro la fine di giugno non sono state mantenute. Dunque oggi, come dicevo, mercoledì 1 luglio, la riattivazione dell'ospedale civile non è ancora avvenuta, ma ci spostiamo proprio presso il pronto soccorso di questo ospedale per continuare a documentare questo nostro servizio televisivo che oggi mostra insomma lo stato attuale dell'ospedale civile di Agropoli. Stati proprio davanti al tanto atteso pronto soccorso che vedete alle mie spalle, un pronto soccorso che purtroppo questa mattina, come vi dicevo in apertura, non è attivo e dunque, come anche i reparti all'interno della struttura, non sono stati riattivati. Ci siamo informati da chi di dovere per capire il ritardo di questa riattivazione, ma la risposta insomma è che ci sono degli ultimi accorgimenti da fare per quanto riguarda i posti di rianimazione legati appunto al pronto soccorso e poi partiranno anche le sale operatorie, tra l'altro entro venerdì. Insomma, ci hanno detto che si saprà anche quando il governatore della Campania verrà ad inaugurare insomma il nostro presidio agropolese. Quello che ci tengo a precisare per coloro che guarderanno questo servizio è che oggi attualmente, allo stato dei fatti, mercoledì 1 luglio, l'ospedale non è assolutamente attivo, quindi mi rivolgo soprattutto alla fascia d'età degli anziani, ma non solo, anche a persone con patologie, insomma con problemi seri anche cardiaci. Questo è il consiglio: di non perdere tempo presso la struttura ospedaliera di Agropoli, almeno in questo momento, ma di andare altrove, magari in strutture ben attrezzate per quanto riguarda le problematiche, perché come vi ho ben spiegato la struttura ospedaliera non può accogliere emergenze, anche perché non siamo rientrati assolutamente nella rete dell'emergenza, dunque le ambulanze non si fermano presso il pronto soccorso e quindi è meglio non perdere ulteriore tempo. Quindi questo era doveroso per quanto riguarda la nostra emittente televisiva Cilento Channel, che è sempre stata attenta alla problematica dell'ospedale civile di Agropoli. Volevamo informarvi di questa situazione attuale e ci auguriamo insomma che come ci hanno riferito per il prossimo 10 luglio o al massimo 15 luglio, a questo punto dobbiamo affidarci alla sorte, si potrà godere almeno di una riapertura, ovviamente non come quella del 2013, perché come abbiamo ben spiegato anche nel servizio televisivo che abbiamo realizzato la settimana scorsa, l'ospedale non avrà tutti i reparti che nel 2013 erano attivi nel presidio agropolese e dunque è comunque una ripartenza della nostra struttura ospedaliera e ci auguriamo insomma che possa essere potenziata con il tempo. Ci saranno degli interventi di lieve entità all'interno della struttura, il laboratorio analisi H24, la radiologia, ma questo già insomma era stato attivato anche negli anni precedenti per quanto riguarda il pronto soccorso. Ma la cosa più importante insomma che ci preme chiedere ovviamente ancora una volta è che le ambulanze, dunque che il presidio ospedaliero rientri soprattutto nella rete dell'emergenza e quindi che le ambulanze possano fermarsi presso il pronto soccorso che vedete alle nostre spalle. Io vi ringrazio e mi dispiace di non avervi potuto dare una bella notizia quest'oggi, ma
insomma, ci auguriamo che nei prossimi giorni potremo ritornare qui e sorridere e gioire, insomma, di questo inizio per quanto riguarda la riattivazione dell'ospedale civile di Agropoli.